invitiamo sempre a mantenere il distanziamento e grazie anche alle forze dell'ordine che abbiamo fatto venire qui quest'oggi e che ci hanno autorizzato a fare questa assemblea nella pubblica piazza. È da un anno che siete in cassa integrazione ed era il momento di farci vedere anche fuori dai nostri capannoni. E abbiamo, come sapete, appena concluso il tavolo regionale che si è tenuto in conference call e eravamo nella sala consiliare del comune, quindi io sono Enrico Rigolin della CISL, la collega Federica Franceschi per la CGL è momentaneamente in radio e riteniamo prioritario, quindi prima ancora di fare comunicati stampa, aggiornare voi, aggiornare i lavoratori su quello che è emerso oggi. Nell'ultimo incontro l'assessore regionale Donazan aveva chiesto a Jonathan Gibson, quindi aveva chiesto alla direzione di Socoterm di farci sapere con chiarezza se la casa madre era interessata ad Adria e c'era stata una frase molto, molto dura che aveva detto Federica, che è una cosa che di solito non si fa in quella sede, però abbiamo fatto bene a farla, insomma fateci sapere, se noi siamo in 30, vi ricordate, abbiamo già fatto un'assemblea su questo e quello lì è il punto da cui partivamo. E quindi oggi l'assessore Donazan ha dato la parola subito a Jonathan Gibson, che ci ha parlato di un contesto che non è migliorato molto, ha dichiarato che sono stati chiusi 7 siti, era uscita ieri o l'altro ieri una dichiarazione, una press release del gruppo Showcore in cui i siti chiusi risultavano essere 6, non ci ha detto qual è il settimo sito, anche se gliel'abbiamo chiesto, e ha dichiarato che c'è speranza che arrivi qualche progetto, e così in queste due parole, se volete, è come se spoilerare, vi riassumo quello che è stata la posizione dell'azienda. Showcore non ha ancora deciso cosa fare e nel frattempo non siamo fermi, vuol dire che hanno nominato un advisor. L'advisor era presente oggi nella conference call, è una società basata a Milano e che opera in tutta Italia che si chiama Vertus, che sono specializzati in reindustrializzazione. E quindi ci ha detto l'azienda, abbiamo due strade parallele, la prima arriva una commessa, ma ho poche speranze, la seconda è ho il mandato a Vertus. E poi c'è quell'altra cosa che è il contatto che c'è stato con un'altra società del territorio e abbiamo già fatto un'assemblea direttamente in stabilimento per informare gli operai di questa opportunità. E il dottor Beccati di Confindustria è intervenuto e ci ha dato un aggiornamento sulle aziende interessate a Socoterm a un ramo, ci sono stati dei colloqui, ci sono state delle visite di imprese sul territorio, ma non abbiamo avuto riscontri o interessi, ci dice Confindustria, non abbiamo avuto interessi a acquisire l'azienda o un ramo di essa. E poi è citato l'interesse di un'azienda del territorio della goma plastica ad assumere 8-10 addetti a tempo indeterminato. 5-6 persone si sono già palesate o col sindacato o direttamente con Confindustria e su quel binario procederemo. Sappiamo anche, come avrete ben capito, lo dicevamo anche prima di andare dentro in comune, che andremo avanti con la cassa Covid fino al 30 di giugno e poi è stato molto vago qua il dottor Beccati, ha detto agganciare l'ammortizzatore che sarà necessario, vuol dire la cassa integrazione straordinaria per 12 mesi. E a quel punto lì noi abbiamo aspettato ad intervenire, abbiamo lasciato che presentasse la sua azienda al dottor Ielo, che è il fondatore di Vertus, vi dicevo un'azienda che opera specificatamente nel campo della reindustrializzazione, e hanno costruito negli anni un network di aziende europee, loro operano con un primo momento con lo studio della situazione, il sito, capannone, le persone, il contesto, il territorio, e poi operano uno scouting, usano gli inglesismi, sapete, quindi una ricerca molto estesa su tutti i settori per trovare aziende che abbiano un piano industriale compatibile. È un iter che si svolge in 6-12 mesi. Prima di 6 mesi è difficile che succeda qualcosa. E a quel punto lì è stato il momento dei nostri interventi e mi
di Federica e del sindaco, e come è già successo in passato, siamo stati compatti perché non c'è chiarezza. Insomma, queste due strade sono parallele, ma una esclude l'altra, e quindi la sostanza è stata, abbiamo richiamato e non hanno risposto su questo, abbiamo richiamato i 17 milioni di euro, allora ripeto, 17 milioni di euro che sono stati mandati da Adria alla casa madre e che sono nei bilanci che abbiamo spulciato, e il bilancio di, vi assicuro che non è di due pagine. Abbiamo ricordato questa somma che abbiamo mandato alla casa madre per richiamarli alla responsabilità. Abbiamo dichiarato che il mercato oil and gas non è certamente in fase di contrazione, ma non è vero che è fermo, perché c'è un progetto che Shawcor lavorerà prossimamente in Norvegia, e la Norvegia l'abbiamo nominata più volte anche nelle nostre assemblee in stabilimento. Ma il fatto che la Norvegia riparta a lavorare, il fatto che Saipem abbia concluso quel contratto con cifre pazzesche, se consideriamo tutta la lavorazione per dei lavori in Qatar, vuol dire che il mercato oil and gas non è così fermo. Quindi la nostra richiesta è stata ancora una volta a Gibson, la casa madre ha chiuso 6 siti, lui ha detto 7, la casa madre dovrebbe avere tutto l'interesse a tenere, a tenersi dei siti. Abbiamo 2 siti in Italia, non dimentichiamoci delle 3 persone che ci sono a Pozzallo, in provincia di Ragusa, perché in realtà Socotrom, quindi, è un'azienda che ha siti in 2 regioni. La qualcosa ci consentirà anche probabilmente in prospettiva di richiedere l'intervento del Ministero dello Sviluppo, cosa che era già stata ipotizzata in precedenza. Abbiamo chiesto se Vertus ha un mandato in esclusiva, Gibson ci ha detto di sì. Abbiamo insinuato, insomma, con i lavoratori abbiamo sempre parlato, ed è da, mi ricordo chiaramente, dall'inizio dell'anno scorso che i ragazzi, gli impiegati nella palazzina ci dicevano che non stavamo quotando per Adria, non stavamo facendo le offerte, e quindi gli abbiamo detto chiaramente all'azienda, cioè, ti aspetti che la commessa piova dal cielo o stai cercando di portare lavoro a Adria? E la risposta su questa è stata, operiamo in tutto il mondo, facciamo le offerte, ma non vinciamo sempre. Cosa che aveva detto anche all'RSU recentemente, questa commessa sul Qatar l'abbiamo persa, quindi non la lavorerà Shawcor, ed ha anche dichiarato che non veniva fatta Adria. Quindi, se ho ben capito, perché me l'avete detto voi, si tratta di tubi prodotti in Germania, che evidentemente ha preso la parte di rivestimento, ha preso qualche altro competitor. E poi ha lamentato la distanza rispetto al porto di Ravenna, e quindi le commesse vengono valutate rispetto ai tipi di rivestimento. E a proposito di chiarezza, ha detto: noi abbiamo 2 strade. Queste 2 strade, è inutile che ve lo rispetta, sono o arrivano le commesse o c'è un progetto. Quindi evidentemente aveva questo mandato, vuol dire che ha preso ancora tempo. I nostri interventi ulteriori sono stati nel dire: non siete chiari, cioè non puoi arrivare e dirmi mettendo in vendita, sto cercando un processo di reindustrializzazione, e contemporaneamente dirmi però se ci sono commesse riprendo a lavorare. Questa cosa non ci è piaciuta, e devo dirvi ancora una volta, manifestare apprezzamento per l'assessorato regionale, perché la Donazan esplicitamente gli ha detto: siamo di interesse per il gruppo o no? Perché se Adria non è di interesse per Shawcor, lo dovete dire, e noi partiamo a bomba con i vari progetti di reindustrializzazione, però lo devono dire. E quindi se vi interessa Adria, difendiamo patrimonio, azienda e lavoratori, se no dobbiamo pianificare la ricollocazione, la formazione e gli strumenti che la regione è disponibile a mettere sul campo, quindi le risorse, i processi di outplacement, il sostegno per chi potrebbe subentrare, la formazione. E quindi l'assessore è stata molto chiara, io già sto concludendo, è stata molto chiara nel chiedere un piano di lavoro
con il coinvolgimento di Confindustria e anche del sindacato, con tempistiche precise. E quindi l'incontro si è concluso con la Donazan che ha esplicitamente dato un ultimatum a Gibson dicendogli ci vediamo tra un mese, però l'azienda deve dare una risposta a questa domanda. Abbiamo capito che abbiamo cassa Covid fino a giugno, però l'azienda ci deve dire se gli siamo ancora utili o meno. Il nostro interesse, l'abbiamo detto, se guardate la nostra comunicazione in questo anno, è sempre stato di convincere la casa madre a rimanere su Adria. Però deve darci dei dettagli, cioè deve dirci che intenzioni ha. Non può, come ha fatto oggi, tornare ancora con una cosa ambivalente. Cioè se Shawcor, sarò esplicito, se Shawcor vuole smarcarsi e abbandonare Adria, ci adoperiamo per favorire Vertus e i vari processi di riqualificazione, eccetera. È stato richiamato in ballo a seguito delle domande il dottor Ielo di Vertus, che ha dichiarato massima disponibilità a lavorare con l'assessorato, con Confindustria, col sindacato. Il loro mandato hanno firmato probabilmente poco tempo fa e quindi il loro mandato è molto recente. Ha citato un piano integrato per il ricollocamento e quindi ha ribadito che non si tratta di smantellamento, anzi ha detto io non ho un mandato immobiliare ma di reindustrializzazione. Quindi questa cosa qua da parte dell'advisor ci ha fatto piacere. Noi lo smantellamento è un termine che ha usato Federica e che ti rubo. Quindi su questo abbiamo ricevuto rassicurazioni, però se, e qua ho concluso, se ci chiedete di riassumere in due parole, sono rimaste delle opacità, delle zone grigie che tra un mese al prossimo incontro la dirigenza della vostra azienda deve chiarire, perché oggi ha detto due cose che insieme non possono stare. O rimangono ad Adria e cerchiamo davvero le commesse, e noi insistiamo che non le stanno cercando, oppure dichiarano che vogliono cedere il sito e ci attiviamo anche noi per favorire la reindustrializzazione. Lascio la parola a Omar. Buongiorno a tutti. Fin dall'inizio ho chiesto alla Regione Veneto di partecipare ai tavoli di crisi. Ringrazio l'assessore Donazan perché anche oggi ha aiutato la discussione a rimanere con i piedi per terra e ha dato una mano al territorio, a me sindaco, al vice sindaco Vilma Moda qui presente e ai sindacati, a chiedere all'azienda di fare chiarezza. Non possiamo dopo più di un anno rimanere con un punto di domanda. È chiaro che le scelte ad oggi quel punto di domanda lo sciolgono, però non c'è il coraggio di dire, ma al di là del coraggio, se manca la chiarezza, manca anche la tempestività di intervenire per reindustrializzare. Io ringrazio anche il dottor Beccatti di Confindustria per il lavoro che sta facendo e per il fatto che si sia messo a disposizione, da quello che ho capito, anche direttamente con i lavoratori che lo stanno contattando in questo periodo. Ringrazio anche il dottor Ielo che per la prima volta oggi ho ascoltato e che ha fatto un ragionamento chiaro che ha riportato prima Enrico bene. Reindustrializzare vuol dire reindustrializzare un sito con le competenze, non un sito vuoto. E questo per noi è importante. Io ho chiesto al dottor Gibson ancora una volta, da parte di tutto il territorio che è accanto a voi lavoratori, ho fatto capire ancora una volta, ribadito, che questo sito per noi è vitale per il nostro territorio, è vitale per il Polesine. Ho fatto presente che quando si parla di logistica non si può venire a dire che il porto di Ravenna è troppo distante, perché ogni anno questa amministrazione e quelle precedenti asfaltano le strade proprio perché passano i bilici, i camion, i trasporti eccezionali da Ravenna quotidianamente,
ho i passaggi. Quindi non mi si può dire che Adria è isolata. Parliamoci chiaramente, guardiamoci negli occhi, diciamo le cose come stanno. Quindi quello che chiudo dicendovi è questo. L'assessore Donazan ha dato un'ultima tempistica all'azienda, ha dato un mese all'azienda per dire quali delle due strade si vuole seguire. Il dottor Iello, come ha riportato Enrico, ha avuto l'incarico da poco e ha parlato di una tempistica dai 6 ai 12 mesi, realisticamente, per parlare di reindustrializzazione. Questi signori sono signori che sono, si chiamano advisor, scusatemi il termine in inglese, ma sono specializzati in questo tipo di operazioni, e da come si è presentato in Italia hanno seguito casi molto sensibili e particolarmente importanti dal punto di vista dei lavoratori e dell'economia italiana. Quello che io metto a disposizione come rappresentante del territorio è quello di essere al vostro fianco in tutti i tavoli. Se c'è bisogno di andare a Roma, noi abbiamo già scritto al MISE, però anche lì, e chiudo, avevamo chiesto una cosa al MISE: di dare una mano nei rapporti internazionali per le commesse, ma se non si cercano le commesse dobbiamo cambiare la richiesta. Quindi ancora una volta siamo al vostro fianco. Io passo la parola a Federica di CGIL. Grazie Eugenio, che in tutta questa assemblea ci stai seguendo tecnicamente. Io credo che sia ora che parliamo di noi, cioè quello che oggi dovevamo uscire con una risposta sul nostro futuro, e non c'è stata, nel senso che, come diceva Enrico, sono due condizioni parallele, ma una cozza con l'altra. O Sciocorre è interessata ad Adria, ed è una strada, oppure c'è una società di reindustrializzazione che chiaramente dovrà cambiare le connotazioni del sito di Adria. E quindi in gioco il futuro di ciascuno di voi. Come sindacato siamo stati supportati dai confederali regionali in questo tavolo. È arrivato chiaro il messaggio che occorre la certezza, la tempestività, una riduzione dei tempi per consentire a ciascuno di voi di fare le proprie scelte sul proprio futuro. Stiamo vivendo da gennaio dell'anno scorso in cassa. Ognuno di voi sta eventualmente facendo le proprie scelte, ma aspettando anche di capire qual sarà il futuro dell'azienda per cui sta lavorando e per cui ha lavorato da parecchio tempo. Oggi questa risposta non c'è stata. Dall'altra parte ci sentiamo dire che un sito, se viene svuotato del potenziale del suo know-how, che viene definito in maniera prevalente il capitale umano, quindi siamo noi dipendenti, noi lavoratori, se un sito viene svuotato probabilmente diventa poco attraente. Ma siamo nelle condizioni che ci sono delle scelte, cioè siamo nella situazione che ci sono delle scelte da fare per ciascuno di voi, per cui il tempo stringe e la prospettiva deve essere la più chiara e la più definitiva possibile. Il fatto che non abbia risposto chiaramente alla provocazione di quanto serve Sciocorre come dimensione del sito di Adria non è né da una parte confortante né da una parte sconfortante. Il problema è la scelta industriale, una scelta di politica industriale che Sciocorre, così come ha applicato in altri territori, vuole potenzialmente applicare ad Adria. Non è questa la realtà industriale che noi ci prospettiamo per Adria, un sito che ha una potenzialità di anche 200-300 dipendenti non può essere ridotta ad una ventina di persone per poi creare quella che abbiamo definito durante le altre assemblee una fisarmonica. Dobbiamo avere però la certezza di quella che sarà l'identità del nostro sito e soprattutto occorre capire Sciocorre cosa pensa di Adria e cosa pensa del futuro di questo sito. Non possiamo reggere la questione della dislocazione sul territorio, perché l'ha detto il sindaco prima. È anni che Adria e Ravenna sono in collegamento continuo e sono anni che Adria, come Socoterm, effettua commesse di importanti dimensioni e che vedono il trasporto su nave da Ravenna uno degli elementi logistici
prevalenti. Quindi non può essere questa l'ennesima scusa logistica che le multinazionali adottano e applicano sul nostro territorio. Oggi tocca ad Adria, 2 anni fa è capitato a Rovigo, ma non può essere che il nostro territorio venga continuamente messo in discussione per una struttura logistica che in realtà, a cui in realtà il territorio in tutte le proprie, a tutti i propri livelli deve stare rispondendo. Pertanto il tavolo della regione concede un altro mese a Sciocorra per definire la propria posizione. Dall'altra parte ciascuno di voi dovrà pensare a quelle che sono le prospettive che vengono offerte. Dall'altra parte ci arriva il mantra appunto della società di reindustrializzazione che dice meno siamo allettanti. Io non credo che sia una scelta dei lavoratori se essere allettanti o meno, deve essere una scelta di politica industriale e i tavoli regionali in questo caso, ma anche il tavolo provinciale, perché comunque le decisioni più tecniche su quelle che potranno essere le possibili ricollocazioni sul territorio, quelle che potrebbero essere i progetti di riqualificazione professionale, devono essere gestite dal territorio per il territorio, chiaramente con la regia di un tavolo regionale che ad oggi sta dettando dei tempi che 4 settimane sembrano poche, ma in realtà non lo sono, considerando che è dall'anno scorso che stiamo chiedendo un'effettiva risposta. E oggi per molti di voi doveva essere il punto eventualmente per assumere delle decisioni. Purtroppo quel punto oggi non l'abbiamo messo. Ci ritroviamo nuovamente a dover ridiscutere, ridefinire a livello prima provinciale e poi regionale quale sarà il nostro futuro. Noi lo chiediamo, se qualcuno ha bisogno di chiarimenti, noi siamo qua, è un'assemblea atipica fatta in suolo pubblico, però credo che insomma sia un'occasione per tutti per... Vai. Abbiamo anche chiesto la possibilità di interrompere la CIGO e su questo però la Donna Zanga ha detto... Ne parlate sul territorio, non al tavolo regionale. Quindi chi di voi ci chiedeva delucidazioni circa la proroga dell'interruzione della CIGO su aprile e maggio è una cosa che dovremo risolvere successivamente e che non è stata citata al tavolo di oggi. Bene, noi vi salutiamo e vi ringraziamo per essere venuti e con i lavoratori tra WhatsApp e altro siamo costantemente in contatto e quindi se avete bisogno sapete che ci siamo con i consueti canali. Grazie. Sì, ringrazio le forze dell'ordine presenti oggi che ci hanno permesso oggi di svolgere in assoluta serenità e ordine e tutti voi insomma. Questo momento importante per il nostro territorio. Grazie.